Non so bene, io ho molti contatti con compagni, amici in Europa, no? Lavoro tra l'Italia e la Francia, ma insomma anche un po' in Spagna, in Germania, e mi muovo in Europa, dove la situazione è una situazione, come voi sapete, oggi molto di crisi, molto di difficoltà. Ci sono molti strati della popolazione che stanno impoverendo, ci sono difficoltà, ci sono molti disoccupati, ci sono difficoltà di assorbimento politico anche, soprattutto degli strati giovanili. Se voi pensate che in Italia o in Spagna avete attorno al 25, tra il 25 e il 35% di giovani disoccupati. Boh, e il fatto che sicura in Europa, soprattutto in Italia e Francia, ma anche in Spagna, in Alemania, tem contatos privilegiados, sobretudo nessas redes, né, de amigos que militam nesses países, né, e que a situação atual na Europa é uma situação de crise e dificuldades, né, e que essa crise caracteriza sobretudo a condição dos jovens em alguns países, como a Espanha. A taxa de desemprego dos jovens chega a 25, 30%. E tutto questo mentre lo sviluppo tecnologico, mentre lo sviluppo anche della comunicazione in generale, della trasformazione del lavoro, ha posto sempre di più al centro della produzione di ricchezza il lavoro comune. Essa situação, ela acontece ao mesmo tempo, essa situação de crise e dificuldades, ela acontece ao mesmo tempo numa situação na qual as transformações tecnológicas, transformações da produção, colocou no cerne a produção, em comum e do comum. Perché oggi la ricchezza non è che viene semplicemente dagli investimenti di capitale, ma viene dalla forma in cui i lavoratori, ma soprattutto i giovani, con la loro immaginazione, con la loro capacità di inventare cose nuove, organizzano i tessuti delle metropoli, organizzano, la comunicazione generale nelle città. La ricchezza oggi non è più un fatto che si costruisce nel rapporto tra un capitalista e una massa di lavoratori, ma nasce essenzialmente dalla integrazione e cooperazione dei lavoratori. Isso é na medida em que hoje a riqueza não é mais produzida a partir dos investimentos de capital fixo, nas relações de trabalho, emprego que se estabelecem entre esse investimento de capital e os trabalhadores, né? Mas nasce ao contrário na cooperação, em particular a cooperação entre os jovens que inventam e criam nessa cooperação a riqueza. E questo appunto è, se volete, proprio il contenuto della crisi. Il fatto che oggi c'è una contraddizione sempre più pesante tra la forma in cui è organizzata questa società, i rapporti di produzione che in questa società si danno, e dall'altra parte la qualità delle forze produttive. Então, esse é o conteúdo da crise como contradição entre as relações de produção e a qualidade nova das forças produtivas que estão sendo mobilizadas. E le forze produttive siete voi, non è quando si dice forze produttive sembra che si dica una grande parola, no, siete voi con la vostra intelligenza, con la vostra capacità di costruire rapporti umani, relazionali, di mettervi appunto in cooperazione, lavorare insieme. C'è questo essere, questo lavorare insieme che è la cosa assolutamente fondamentale oggi. Lavorare insieme significa lavorare insieme per fare delle cose,
ma anche per assistere quelli che sono più poveri di noi, anche per lavorare con nell'assistenza, nella... tutte le forme del lavoro oggi sono forme che ci fanno insieme, ed è questo insieme che è la cosa assolutamente fondamentale, mentre invece l'organizzazione capitalistica della società, di questa come delle società europee, è un'organizzazione che è fatta per dividere, per pagare più uno più e quell'altro meno, per organizzare il lavoro secondo delle gerarchie e delle differenze. Bom, então, essas forças produzidas são vocês. Quando a gente fala de forças produzidas, não fala de uma imagem abstrata, de algo que vem, não sabe de onde, né? Essas forças produzidas são vocês, são jovens. A imaginação que eles têm, a capacidade que eles têm de trabalhar juntos e de trabalhar juntos nas relações, de produzir exatamente essa imaginação nas relações, mesmo nas relações de assistência, de solidariedade, e que, portanto, tem essa dinâmica do trabalho, que é um trabalho afetivo, comunicativo, relacional, dentro do qual o que é fundamental é essa dimensão de estar juntos diante de uma organização da produção pelo capital, que é o contrário, hierarquiza e divide e define quem ganha mais, quem ganha menos, né? E, então há essa, exatamente, contradição, essa separação, né? Então, de um lado, uma produção que organiza a hierarquia, que separa, né? E do outro, um trabalho que imagina porque trabalha junto, porque coopera. E allora, qui nascono i problemi, come ci si organizza per determinare così l'importanza dello stare insieme? E questa è la cosa assolutamente fondamentale oggi, perché ci si trova di fronte, ci sembra di essere deboli, no? Davanti a questa enorme realtà del capitale. E invece non siamo deboli, siamo forti. Perché il capitale non esiste se non ci siamo noi. E aí criasse a questão di sapere come è che a gente si organizza dentro desse conflitto, dessa contraddição. E a sensação que a gente tem é que, observando, olhando por fora, né, os prédios, essa dinâmica, essa realidade, né, do poder, do capital, da riqueza como ele se apresenta no plano arquitetural, não sei se eu falo isso, mas enfim, extrapola. A sensação que a gente tem é de ser fracos, né, e de sermos fracos, de ter, que seja difícil se organizar, mas na realidade a gente é forte e o capital não existe sem a gente. Se voi guardate bene, no? Supponete che io sia un padrone, no? Ecco, uno che vuole fare i soldi, no? Io potrei farlo se voi mi dite che non volete lavorare per me. No, è impossibile. Il capitale ha sempre bisogno di lavoro vivo. Voi siete lavoro vivo. Senza lavoro vivo non c'è ricchezza. Então, imagina que ele seja um patrão, não eu, e que ele queira ganhar dinheiro, né? Ele poderia fazer realizar esse desejo se vocês não quisessem trabalhar para eles, né? Para ele, quer dizer, se alguém se recusasse a isso, o capital, o patrão, não consegue ganhar dinheiro. O capital sempre precisa de vocês, quer dizer, do trabalho vivo. Quindi il problema è quello di organizzarsi, di organizzare il lavoro vivo per alzare il, prima di tutto per alzare il costo, no? Di questo lavoro. E secondo, per portare via al capitale il massimo che si possa portare via come ricchezza prodotta. Então, la questione è organizzare il lavoro vivo, in primo luogo, per aumentare il suo costo, il salario. E in secondo luogo, per andare embora, levare la ricchezza per altro luogo. E questo si fa
nella metropoli, organizzandosi. Organizzarsi significa studiare, prima di tutto, studiare e avere la capacità di far crescere le proprie forze intellettuali. E poi si fa organizzandosi nella città come gruppi politici che entrano nella discussione pubblica, definendo quali sono le cose essenziali e fondamentali. E quando si è arrivati a questo punto si può cominciare a dire, a fare dei programmi, perché sono i programmi quelli che vincono. Organizzarsi significa, in primo luogo, studiare. Studiare significa aumentare le sue capacità intellettuali. E in secondo luogo significa organizzarsi nel senso di moltiplicare locali come questi, una città tutta, per organizzarsi dentro la città e organizzare questa capacità di stare giunti e dentro questa dinamica costruire programmi. È una capacità di costruire programmi che si creano.